Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornato con un nuovo video. Questo video me l'avete chiesto veramente in tantissimi, ossia dimostrarvi la mia collezione di slime senza colla. Io ne ho voluti fare un pochino in più per poi mostrarveli, a parte che, vabbè, lasciamo perdere il fatto che alcuni se ne sono andati, ci hanno abbandonato perché ovviamente essendo senza colla si sciolgono, diventano liquidi. Solo alcuni hanno resistito al caldo. Comunque inizio randomicamente, un nuovo termine, mostrandovi gli slime. Allora, io inizio col mostrarvi questo. Adesso non li ricordo neanche, raga, perché sono praticamente slime fatti in tanto tempo e quindi non me li ricorderò mai in tutta la mia vita. Se volete andate a vedere comunque i miei video, li trovate tutti nel mio canale. Questo è il primo, che questo me lo ricordo, è fatto con rossetto peel off e con la, non la schiuma ma il gel da barba. Guardate qua, bellissimo, questo qua è stupendo. E scoppietta, comunque questo qua è uno tra i miei preferiti, anche se un pochino sporca le mani perché la maschera peel off fa sporcare abbastanza le mani, non la maschera, oddio, ma che è stamattina, il rossetto peel off, scusatemi, mi sono svegliata da poco. Comunque poi abbiamo questo qua che annusandolo io sento il sapone piatti e guardate qua, ci sembra, oddio, è appiccicosissimo. Ok, guardate quanto è, io non so come mai, raga, è jiggly. Allora io qua sento ovviamente l'odore del detersivo e sento anche l'odore dello shampoo, solo che adesso non ricordo precisamente, però si è mantenuto, guardate, appiccica, che appiccica ancora, però è jiggly, cioè raga è meraviglioso perché guardate quanto è gigloso. Allora poi vediamo, passiamo a questo, tutti rossi perché ovviamente essendo che il rossetto peel off è rosso, tutti piccolini poi, cioè, oh mio dio, oddio. Allora questo qua è quello che ho fatto nel video che avete visto in questi giorni, mi sembra martedì, ok, che avete visto martedì appunto, ed è quello con il rossetto peel off e la schiuma del dentifricio. È piccino picciò comunque, ragazzi, guardate, però guardate, scoppietta, ovviamente sa un botto di dentifricio, è molto carino anche così piccino, ovviamente mi sporca un botto le mani. E sembra tipo un batter perché guardate come si stende, cioè guardate qua, assurdo. Passiamo al prossimo che è questo qua, oddio ragazzi, allora io alcuni non li ho controllati neanche, quindi può essere anche che siano diventati epic fail. Comunque c'è questo qua che in un modo o nell'altro, cioè è veramente strano perché se lo giro, vedete, si addensa. Allora io qua dentro sento, oddio cosa c'è, oh mio dio non lo so, tipo borotalco, cos'è qua dentro, non lo so, è strano, guardate, vedete è liquido, però io se faccio così si addensa e lo posso rimettere di nuovo all'interno del contenitore. Poi passiamo al prossimo che è questo qua, questo me lo ricordo benissimo, oddio spero che non si sia sciolto, oddio da come sento un pochino forse sì. È praticamente sempre fatto con il rossetto, ma no, non si capisce, guardate, però con le palline all'interno. Questo devo ammettere che si è mantenuto veramente veramente bene, anche se un pochino appiccica, però allora, il prossimo che vi voglio far vedere
è questo qua, che io me lo ricordo benissimo, probabilmente si è mantenuto così perché ci sono i marshmallow all'interno. E guardate qua che bello, adesso cioè, ve lo tolgo, è praticamente un glossy, cioè è meraviglioso questo qua. Guardate qua che bello, è anche un po' jiggly, cioè devo dire che è tipo un glossy jiggly. Alla fine mi piace come questo qua. Ok, poi passiamo al prossimo, che è questo qua, che mi sa che, oddio, tipo epic fail, cioè guardate. Oh, però come scoppietta. Questo che è praticamente quello fatto con, era una pasta, quella pasta, oddio adesso non ricordo, quella che per attaccare anche i quadri tipo, e non mi ricordo con cosa. E adesso in questo momento, cioè, vedo all'interno anche delle palline, anche se ho le palline all'interno non le ho messe. Quindi è una specie di butter slime con quella pasta lì, però come vedete non si è indurito, è un pochino forse più denso rispetto a un butter slime. Questo qua che c'ha questo colore improponibile, oddio che non ricordo neanche. Allora, io sento ovviamente il, come si chiama, il sapone per i piatti. Oddio raga, ma questo è bellissimo. È molto gelatinoso, tipo, guardate, tipo come l'altro. Infatti tutti quelli senza colla, la maggior parte sono tutti gelatinosi. Passiamo al prossimo, che è questo qua. Oddio, c'è dell'acqua. Vediamo, allora. Oh, sento il dentifricio. Non so sinceramente con cosa sia fatto questo, non me lo ricordo. Però c'è il dentifricio, è gelatinoso come gli altri. Cioè voi vedrete che la maggior parte di questi slime hanno tutti gelatinosi. Allora, passiamo al prossimo, che è questo qua. Che raga, io boh, cioè, guardate qua. Non so voi, ma si è formata tutta tipo la schiuma sopra. Guardate. Oddio. Oh mio Dio, guardate. No vabbè, è molto molto appiccicoso. Passiamo al prossimo, che è questo. Oh mio Dio, che cos'è? Si è sciolto tutto. Next, questo qua, sentiamo. Shampoo, non ricordo. Ok, è però abbastanza liquidino. Guardate. Anche questo qua ha avuto la stessa reazione dell'altro, che se lo metto così è liquido, però se lo avvolgo diventa denso. Guarda. Poi passiamo al prossimo, che è questo. Oh mio Dio, ma io questi qua non me li ricordavo proprio. Vediamo un po'. È questo e boh, cioè guardate qua. Allora, dentro sicuramente sì, penso ci sia un pizzico di maschera peel off, sicuramente. E guardate qua, cioè è quasi trasparente, cioè guardate che meraviglia. Guardate qua, no, è trasparente praticamente. Oddio, ma è bellissimo. Stupendo. Anche se sono molto piccini, perché quando faccio gli slime con senza colla li faccio sempre piccolini. Guardate qua, è trasparentissimo, oddio. Poi questo qua, oh mio Dio, ragazzi, io non so come mai abbia fatto questa cosa, sinceramente. È tipo la cosa più bella del mondo questo slime. Oh mio Dio, guardate, wow, è super gelatinoso, però guardate qua. Non ci voglio credere, ma non è possibile una cosa del genere. Ed è così, cioè praticamente è trasparente. Vabbè, poi abbiamo questo qua, che se non mi sbaglio l'ho fatto sempre, c'è il dentifricio, non mi ricordo, mi sembra anche la maschera peel off, perché ovviamente è rosa, quindi quelli con la maschera peel off è normale che vengano bene. Questo qua me lo ricordo, è quello con la maschera, sì, guardate, è normale che vengano così. Forza, ultimi, vado veloce. C'è questa qua, che è praticamente una pasta, la pasta che vado ad annusare è fatta con il dentifricio.
che però raga, e io la vado a prendere, praticamente si sgretola. Forse sono stata io che ho sbagliato qualcosa, forse dovevo mettere un pochino più di dentifricio, però io magari la conservo e la voglio andare poi ad aggiustare. Però è questa qua che comunque si è mantenuta, parliamo, alcune mi si sono ammuffite. Poi c'è questo che idem, epic fail. Poi c'è questo, ah me lo ricordo, che è fatto, eh no, l'ho fatto adesso, l'ho fatto martedì. Questo è quello con il dentifricio, che sembra addirittura un batter, cioè guardate quanto si stende. È liquidino, perché ovviamente alcune volte con il dentifricio vengono così, guardate. Però se lo vado ad attorcigliare come gli altri si mantiene. Siamo arrivati ovviamente all'ultimo slime, perché io non è che ne avevo tantissimi. L'ultimo slime è questo qua, oh, guardate, è praticamente epic felissimo. Comunque ragazzi, allora io vi ho fatto vedere i miei slime senza colla, sono tutti questi, guardate. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi ovviamente i vostri like, arriviamo almeno a 8000 like per questo video. In descrizione trovate il mio Facebook, il mio Instagram e lo shop per le mie magliette, andateci a dare un'occhiata. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, datemi dei vostri suggerimenti come sempre sotto con un commento, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. Vi mando un bacione a tutti voi cuoricini cucciosi, un abbraccio super iper mega fortissimo e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!